Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag Torre Campana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. Ragazzi, e benvenuti in questo 32esimo e ultimo episodio dell'Extreme Crazy Lock a Pokémon Bianco 2. Signori, nello scorso episodio abbiamo sconfitto i 4 Super 4, perdendo purtroppo sul cammino Hannibal e Ozone, che sono stati sconfitti da una combinazione inesistente di cose. Inesistente, ma signori, ormai piangere sul latte versato è inutile. Siamo qui davanti alla statua illuminata, siamo qui pronti per affrontare il campione con i nostri Pokémon, con Malfoy che è entrato da poco ma che ci ha dimostrato di valere, con Illuminati che è la nostra new entry rimasta, con John Frog che ci segue dal quarto se non terzo episodio e con AC/DC che è stato un perno del team fino ad adesso. Io per sicurezza metto già davanti John Frog, il campione sapete è Iris. Signori, avviamoci verso la Lega Pokémon. Per questo episodio potrei aver alzato un pochino l'audio di sottofondo, nonché per quello precedente, per il semplice fatto che volevo immedesimare di più nell'ambientazione. Ora, questa scalinata con le colonne distrutte, che in Pokémon nero e bianco è stata stuprata dal castello del Team Plasma, finalmente accoglie la Lega Pokémon, signori. Siamo pronti. È la fine di una serie fantastica, a mio parere. È la fine della Crazy Lock. Nel bene o nel male? Ed eccoci qua, con questa fantastica immagine. E il campione, Iris. Salve sfidante, ti do il benvenuto. Wow. Ti stavo aspettando. Questa è... Ok, ho rovinato tutto, perfetto, mi fa piacere. Dicevo, signori, questa è un'altra delle parti in cui manterrò la serietà. Pronti per affrontare Iris. A me piace lottare contro allenatori forti che fanno sul serio. Non potrebbe essere altrimenti. Gli allenatori che giungono fin qui sono determinati a vincere. La forza dei loro Pokémon è stata temperata da innumerevoli sfide. Lottando contro di loro, sia io che i miei Pokémon diventeremo tutti più forti e ci conosceremo sempre più a fondo. Preparati alla sfida, preparati alla sconfitta per mano di Iris, campione della Lega Pokémon. Wow. Wow, che animazioni, raga, per essere... DS, incredibile. Parte la sfida di Marshall, che sappiamo essere Iris, per l'appunto. Madonna, che animazione di battaglia, tra l'altro. Signori, io ho paura, ma dobbiamo farcela. Fuoco fatuo. Iniziamo subito con la strategia. Prendiamocela con comodo. Prendiamocela con comodo. Non mi sono accorto che John Frog aveva perso 6 PS. Me ne fossi accorto avrei sprecato una ricarica totale. Quando un Pokémon soffre provo anch'io lo stesso dolore. Ecco, perfetto, è proprio l'idea. Aeroassalto. Iniziamo a tastare un attimo il tipo che potrebbe avere. Ok, acquagetto super efficace non mi piace, anche perché è un'altra priority. Io con le priority in questo episodio... Cioè, scusate, dico questo episodio perché ho praticamente spento lo scorso episodio e riacceso questo, in sostanza. Però io con le priority c'ho un pessimo rapporto, si sarà anche notato. Ora. Ci ho perso 10 anni di vita su questa mossa. Lei utilizzerà una ricarica totale, noi la seguiamo. Ho fatto questa mossa per giocarmi subito per l'appunto questa carta. Lei dovrebbe avere, se non una, due ricariche totali. Quindi il fatto che le utilizzi subito è molto utile. È molto utile. Ricarica totale, guarisce dalla scottatura. Adesso riprendiamo da dove abbiamo iniziato, ragazzi. Fuoco fatuo di nuovo. Non fallire, acquagetto, raga. Questo acquagetto qua è molto pericoloso, non mi piace. Anche perché qua se critta è finita. Ora suppongo sia di tipo... L'effetto è schermo luce, cioè avevi schermo luce e non me l'hai detto? Ottimo. Raga,
Mi inquieta sta cosa. Il problema, sapete qual è? Allora, suppongo sia... Provo a mandare Illuminati un attimo, raga. Provo a mandare lui. Spero di non fare una stronzata. Lui fa ancora schermo luce. Avrei potuto sfruttarla sta cosa. Calma. Calcio basso. Sdoppiatore. Aia, questo fa male. Questo fa male. No, ok, non fa male. Perfetto. Calcio basso. Vediamo quanto gli togliamo. Abbastanza. Diminuiamo anche la velocità, che è un'ottima cosa. Ora iniziamo con la nostra strategia. Cosmo forza. Qua ci becchiamo un altro sdoppiatore in testa, ma non fa niente, resistiamo abbastanza bene. Cosmo forza. Ok. Adesso direi di giocarci il nostro calcio basso. Lui fa ancora sdoppiatore e a questo turno lo buttiamo giù. Reggiamo abbastanza bene, al prossimo turno utilizzerò una ricarica totale. Slowking a casa, siamo 1-0. Ma vi ricordo che lei ha 6 Pokémon e noi 4. Livello 64 per Illuminati, che in questa lega si sta davvero, davvero imponendo. Signori, Menki, anche lui storico. Menki, tu di che tipo eri? Non mi ricordo, sai? Non mi ricordo il tipo di Menki. Radicalbero? Stai scherzando? Allora, io ho fatto un Cosmo Forza, quindi dovrei essere relativamente tranquillo, perfetto. Finito l'effetto di schermo luce, perfetto. Mi gioco un altro Cosmo Forza, visto che lui si deve ricaricare. Tanto sono più veloce e posso utilizzare calcio basso per provare a buttarlo giù. Però ho solo 5 pp di calcio basso. Raga, sfruttiamoli finché possiamo questi 5 pp. Preso! Preso e ok, perfetto. Un altro calcio basso e lo dovremmo seccare in teoria. Caduta libera. Allora, non mi deve togliere niente a regola. Però va bene così. Allora, vediamo se riesco. Lei in teoria farebbe ancora caduta libera, quindi è il caso che io mi giochi subito calcio basso e lo mandi a casa. Perché a fare cappocciata, merda. Radicalbero, ok, al prossimo turno sì. Perfetto raga, questa cosa qua può solo giocare a mio favore. Cosmo forza, tanto ripeto, sono più veloce. E poi ruota fuoco. Perfetto, questa cosa qua ha giovato a mio vantaggio. Mamma mia, siamo boostatissimi con i nostri Illuminati. L'unico problema è che abbiamo davvero pochi pp di calcio basso. Dobbiamo fare attenzione, Vespiquen. Ora ci ricarichiamo subito. Capace che Illuminati sia in grado di imporsi talmente tanto alla Lega da risolvere tutta la questione in questo momento. Perché la situazione si è volta davvero a nostro vantaggio con questo Radicalbero di Maitina. E che già voce, vediamo quanto ci toglie. Sperimentiamo le nostre difese. È super efficace, ci ha tolto pochissimo. Carichiamo una bella capocciata. In questo modo ci aumentiamo anche le difese fisiche, vi ricordo ragazzi. L'unica cosa che potrebbe veramente incularci, raga, sarebbe un crit. Quello potrebbe davvero farci male. Però io prego che non succeda. E comunque non potrei farci niente, sinceramente. Questo era un crit, no, ok. Capocciata. Tipo coleottero come Vespiquen non gli ho fatto niente. Ok. Allora, ricarichiamoci di nuovo. Perché, raga, non perdo così un boost di 3, di 2 cosmoforze. Non si butta via. No, non adesso, almeno. Un difetto di Illuminati, raga, che ha veramente pochi PS. Ok, ha cominciato a fare male perché che già voce è fatta così. Quindi dobbiamo cercare di sistemarlo appena possibile. Ok, perfetto, ho fatto i calcoli giusti. Vediamo se riesco a buttarlo giù. Brutto colpo! Brutto colpo! Sì! Per una volta! Per una volta! Ipno! Teniamo Illuminati! Ho fatto un calcolo dei danni di echeggia voce che ho preso sul pelo, cavolo! Sul pelo! Ok! Ricarica totale ancora su Illuminati, signori! Non switch, raga! È troppo forte per il momento! Perderei veramente una gran carta! Radicalbero! Stai scherzando! Me la stai servendo su un piatto d'argento! Non so se te ne stai accorgendo! Mi ha servito un altro boost. È veloce però questo Ipno, raga. È bello veloce. Ok. Allora, se fai un altro radicamento, la cosa è ottima. Ombra notturna. Questa cosa invece è tutto fuorché positiva. Capocciata. Ora, con ombra notturna la situazione si fa pericolosa. Perché io non ho più la certezza delle mie difese. Radicalbero.
Dovrei reggere. Ok, perfetto, capocciata. Spero di mandarlo giù, raga. Sì? Sì, no. Allora, lui... No! Ok, sì, ok, era radicalbero, raga. Ho avuto un infarto, ero rimasto... Brutto colpo, perfetto, buono sapersi. Raga, ero rimasto a... Che infarto. Ero rimasto all'ombra notturna di prima. Ricarica totale. Adesso sto praticamente portando allo stremo illuminati. Ma adesso, raga, lo tolgo. Adesso lo tolgo. A meno che... Beh, lui adesso si ricarica, quindi un ruota fuoco dovrebbe bastarmi. A regola. Raga, non ho assolutamente intenzione di rischiare switch strani o robe del genere. Questo Pokémon per il momento è troppo forte ed è una certezza. Non posso azzardarmi a toglierlo. Cricketune. Faccio questa cosa. Mi gioco l'ultimo calcio basso sperando di mandarlo giù in un... Solletico, vero che è l'attacco fisico e non l'attacco speciale? Perfetto. Pure la difesa. Calcio basso. Preso. Ok, non gli ho tolto abbastanza. Ora, se lui fa solletico, mi diminuisce quelle specifiche statistiche. Malfoy no. Ma John Frog volendo sì. Illuminati, ritorna che hai fatto abbastanza. Raga, senza calcio basso non mi fido a tenerlo in campo. Non si sa mai che venga fuori un crit. Non voglio stollare eccessivamente. Veicola forza. Non dovrebbe farmi molto, in teoria. Perfetto. Ora, giochiamola su un mega assorbimento tattico. Tanto abbiamo tempo, non abbiamo fretta. Giochiamo di mega assorbimento. In questo modo mi rifaccio anche l'energia. Un altro mega assorbimento e va a casa lui. Tanto non devo temere cose strane del tipo ricariche totali, perché abbiamo capito che ne aveva una. 5-0, 5-2 se vogliamo aggiungere i miei due Pokémon morti. Ma signori, questa battaglia col campione fino a quest'ultimo Pokémon che sta per scendere in campo è stata un trionfo totale. Poteva finire in un altro modo? Con un Deoxys? Con un leggendario? Poteva finire in un altro modo. Quanto è epica sta cosa, raga. In un'ambientazione che ricorda lo spazio, Deoxys. Un finale migliore non poteva venirmi in mente. Ricorda quasi l'episodio Delta di Omega Ruby. Forza antica. Non gli facciamo niente. Speravo in un boost che non è avvenuto. Lui fa palla clima. Non farmi troppo. Ok, perfetto. Raga, John Frog regge abbastanza bene. Perde qualche punto salute. Mi sa che ha l'assorbisfera. Super efficace. Ok, l'ho presa. L'ho presa, calma. Palla clima. Lui perde danni e con aero assalto potremmo averla vinta. Non mi fido, ricarica totale. Lascio che si uccida da solo. Non sia mai che utilizzi qualcosa di strano che possa ribaltare le sorti. Palla clima. Signori, il finale più epico concluso nella maniera peggiore. Un suicidio di Deoxys. Signori, l'abbiamo portata a casa questa serie. L'abbiamo portata a casa. Ce l'abbiamo messa tutta, ma abbiamo perso comunque. Wow. Che rabbia aver perso. Ma devo dire che la felicità supera di gran lunga ogni altro sentimento. Sì, sono felice. Abbiamo dato il meglio di noi stessi. E non c'è nulla al mondo che aiuti di più la mutua comprensione tra allenatori e Pokémon di una lotta così impegnativa. Va bene. E ora andiamo. Guardate che bella cosa, raga. Parliamone. Che figata. Dovrebbero rappresentare i 4 Super 4 quei cerchi lì. Suppongo. Guarda che belle immagini, raga. Mamma mia. Quinta generazione, migliore generazione in assoluto. Non mi vergogno a dirlo. Signori, abbiamo vinto contro il campione. E il divino era qua e ci ha protetto, signori. Il divino ci ha protetto. Quindi, hashtag pray for divino nei commenti. Mi raccomando. Divino, ritorna qui e adagiati. Qui verrà inciso il tuo nome e quello della tua squadra, perché vengano ricordati per sempre. Il mondo non può dimenticare un allenatore eccellente come te. La tua gentilezza è incommensurabile. L'amore e le attenzioni che non hai mai mancato di dare ai tuoi Pokémon. E non può dimenticare la tua squadra. Meravigliosa e dalla forza incredibile che ha dato sempre il massimo, fidandosi ciecamente di te. Wow. Ehi, caro Creepy,
Ops, dovrei essere più formale. Allenatore, è giunto il momento che tanto aspettavi. A imperituro ricordo della meravigliosa unione coltivata sul campo di lotta da qui presente allenatore e dalla squadra al suo fianco. Registro in questa macchina i loro nomi, perché vi rimangano custoditi per sempre. Che belle parole che hanno cominciato a utilizzare dalla quinta gen. Che belle traduzioni che hanno fatto gli italiani. Sono soddisfatto. Signori! Johnny! John Frog, la sua forma... La sua nuova forma, io non ho parole. Illuminati che ha dato tutto in questa battaglia e che ci ha praticamente fatto vincere. Malfoy che era entrato come sicuro morto ed è arrivato fino in fondo. ACDC che ci ha accompagnato. Infine ragazzi, i due persi per una priority. Hannibal e Ozone che nel bene e nel male, cioè da vivo e da morto, è giunto alla sala d'onore. Non voglio credere a quello che ho fatto. Siamo campioni della Lega. Wow. Vi invito a continuare a vedere il video perché, come al solito, come alla fine di ogni mia serie, modalità aiuto non so cosa sia. Io non ho idea di questa cosa. Non doveva chiamarsi modalità aiuto quella... modalità aiuto non dovrebbe essere quella che ricordavo io. Se non sbaglio, in questo gioco qua c'è stata un'introduzione di difficoltà maggiore. Impostabile dopo la Lega. Però non dovrebbe essere la modalità aiuto, se non sbaglio, perché la modalità aiuto non torna come nome. Comunque, a parte quest'ultima cosa, signori, è finita la Crazy Lock e questi fuochi d'artificio lo testimoniano. Io ragazzi vi lascerò un sondaggio in alto a destra chiedendovi se volete vedere qualche extra. Magari non tutti, però se magari ad esempio la battaglia con N volete vederla o cose del genere, non vi farò l'esplorazione del resto della regione perché so che di base non interessa. Però magari questi eventi qua cardine, no? O magari fare tutto il palazzo, tutto l'albero, scusatemi se non sbaglio, dovrebbe essere un albero in questa gen della foresta bianca, tutto in Nuzlocke, che è veramente difficile. Fatemelo sapere nel sondaggio, ve lo metto qui in alto a destra, decidete voi. Signori, ho mollato una scoreggia e con questa soave poetica volevo parlarvi di questa serie. Per me è stata una delle serie migliori del canale in quanto a seguito. Soprattutto perché, parte per il finale in cui purtroppo contro i feed sapete che io non riesco a fare nulla perché sono umano anch'io. Ma è stata una serie che dall'inizio alla fine ha avuto il suo seguito continuo. Vuol dire che il primo episodio ha fatto 2800 visual e gli episodi finali, qualora i feed non li uccidessero, ne facevano 2000, 2100, sono arrivati a 3000, 3300, a volte 2800 di nuovo. Ha avuto il suo seguito perenne, segno che è una serie che vi è piaciuta davvero tanto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se volete spendere qualche parola fatelo volentieri. Ma ragazzi, questa serie per me è stata anche qualcosa di più, è stata un riscatto. È stata un riscatto perché, scusate, devo deglutire, e qua c'ho l'acqua, tra poco prendo una bevuta della Madonna. Voi vi ricorderete, gli iscritti un po' più vecchi, della Crazy Lock a Pokémon Nero 2 finita per lo sclero, perché io non ne potevo fisicamente più, non ne potevo più di andare avanti. E per me finire questi che sono i miei giochi preferiti in Crazy Lock, in Extreme Crazy Lock, come quella serie là, è la prima volta dopo quella serie là che io ho riproposto l'Extreme Crazy Lock e sono orgoglioso di averla portata a termine, perché ho dimostrato che non è una challenge impossibile. Avremmo perso 19 Pokémon, ma ci siamo fatti valere. Che altro dire su questa serie? È stata una delle serie più seguite e per me è stato un riscatto. È stata una serie che ha avuto delle cose assurde. Una serie per la quale ho sclerato, ma che ho sempre avuto piacere a rivedere in editing, quando ovviamente non ho avuto il tempo. Una serie in cui abbiamo avuto un Pokémon Shiny, in cui abbiamo trovato in leggendari ovunque, dove sono nati i meme, delle cose incredibili, dove abbiamo avuto dei Pokémon fuori dall'esistenza, la nuova forma di John Frog, Mankey, cose orribili da sentire. Però ragazzi, è stata una serie che davvero mi ha dato tanto. E adesso spero che dopo questa serie, col nuovo progetto che state aspettando tutti, non dico qual è,
Se avete già visto il trailer lo sapete, se non l'avete visto vuol dire che o non è arrivato il feed o non è ancora uscito, ma è una serie che volete tutti e io spero che il nuovo progetto vi piaccia. Io penso di sì, ma ovviamente, come al solito, la parola riguardo alla qualità dei contenuti non spetta mai a noi content creator, spetta sempre a voi spettatori. E quindi io vorrei, tra l'altro, festa grande con Artemisio in macchina, perfetto. Io vorrei, ragazzi, qui sotto, oltre ai vari commenti riguardo all'episodio, qualche commento riguardo a questa serie. Qual è stato il momento più bello che ci sia stato all'interno della serie? Ve la metterò come DDG a sto punto. Penso che sarà la DDG. Il momento più bello, voglio vedere che ricordi avete di questa serie. E niente, il momento che vi ha fatto più ridere o quello in cui vi siete più emozionati, che ne so, penso che ci sono stati in questa serie momenti in cui io ho mollato le più grandi sclerate, in cui io ho detto stronzate dal momento, dalla mattina alla sera, metaforicamente. E poi ci sono stati episodi come quello di Gekis, in cui mi avete scritto che vi ho fatto venire i brividi, che l'interpretazione era bellissima. Mi ha fatto davvero piacere sentire queste parole, perché è sempre stata una peculiarità del canale quella di interpretare personaggi nelle creepypasta, e quando posso lo ritiro fuori questo mio aspetto. Creepy Stories non è morto, è solo un po' più timido del solito, diciamo. Satoshi Tajiri, Satoru Iwata. E io, ragazzi, qua bevo, perché ho sete. Il buon Iwata, signori. Gioco bellissimo. Gioco bellissimo. E io direi che possiamo concludere con queste parole. Gioco bellissimo. Questo episodio. C'è questa clip che non ricordavo, in cui torniamo a casa, c'è nostra matre, perfetto. Adesso la commentiamo, facciamo una piccola reaction. Non succede un cazzo. Perfetto, camminiamo. Bello. Chissà cosa mi sta dicendo mia madre. Tipo, oh, ma che cazzo, ti ha dato il permesso di andare a vincere la Lega? Ma porca troia, ma adesso c'ho i fan sotto casa. Ma che casino fanno? Ed eccoci qua. Terminato Pokémon Nero 2 e Bianco 2. Vi ripeto, sondaggio in alto a destra. Spetta a voi se volete vedere qualche video del genere. Votate con criterio. Se non li vedete, tanto il voto è anonimo, ma in ogni caso io non vi picchio se mi dite di no. Detto ciò, signori, io non voglio concludere con questa musichetta fastidiosa e lagante. Mi fa piacere che io possa fare queste cose. Voglio concludere nella camera da dove tutto è iniziato. Ragazzi, io spero che questa serie e questo video vi siano piaciuti. A inizio video non ho chiesto like, ma vi invito qua alla fine a metterne 300. Perché è la fine della serie. Mi scappa un rotto, scusate. Perché è la fine della serie. Per il sostegno, semplicemente. Per farmi vedere che la serie in sé vi è piaciuta. E lasciare un like è il metodo più visivo e più bello, secondo me, all'ultimo episodio soprattutto, per dare una valutazione finale alla serie. Ragazzi, spero che vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi ovviamente al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti, rispondendo alla DDG, qual è stato il momento migliore dell'intera serie. Premete la campanella e passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale. Noi ragazzi ci becchiamo il 29 marzo con il nuovo progetto. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.